mister Cristiano Zavena dal Natale Berardo di Busca. Mister, oggi la prima uscita vera della tua squadra dopo la partita in famiglia, diciamo, contro la Juniores. Quali sensazioni hai avuto? Hai fatto ruotare ovviamente quasi tutti i ragazzi, anzi tutti, per 50 minuti, però abbiamo visto un 11 che è stato confermato come nel caso del Saluzzo. Quali sensazioni hai avuto? Secondo te dove bisogna migliorare? No, oggi giocavamo contro una squadra di categoria superiore, secondo me una bella squadra. Ho visto praticamente dall'inizio dell'anno una squadra comunque che ha voglia di dimostrare. Secondo me oggi si è visto in campo, sia al primo tempo che nel secondo tempo. Logicamente ci hanno chiuso un attimino, è giusto che sia così, abbiamo rischiato relativamente poco con una squadra di categoria superiore, i carichi di lavoro penso nostri e comunque anche loro sono ancora alti, non si è avuto questo grande ritmo giustamente anche per il caldo, però comunque devo dire che la squadra si è comportata bene, sia nel primo tempo sia i giovanotti nel secondo tempo. Ecco, diciamo, due elementi essenziali sono quelli rappresentati ai nuovi innesti che, diciamo, in un certo senso dovrebbero dare quel qualcosa in più. Come ti sono sembrati? E d'altro canto invece come ti sono sembrati i giovani? Perché anche questo sarà un aspetto molto importante. No, quelli nuovi secondo me si stanno integrando, i nuovi vecchi tra virgolette si stanno integrando molto bene, c'è ancora parecchio da lavorare, i meccanismi non sono ancora quelli che belli fluidi come piace a me, ma ci sta. Invece i giovani secondo me c'è tanto da lavorare, ma si può lavorare bene perché comunque stanno mettendo una mentalità giusta. Io ho sempre detto che siamo una squadra neopromossa e dobbiamo avere una mentalità che ogni mezza palla deve essere nostra, e vedo che in allenamento, comunque ogni allenamento, la mentalità si sta formando e speriamo che porti i suoi frutti. Sì. Diamo una nota di merito a chi ha messo il proprio nome nel, diciamo, nel tabellino dei marcatori, che ha corso per 90 minuti, ovvero Fabio Garnero. Sì. Un ragazzo che ha già grande esperienza e che, diciamo, è un po' una scelta fatta sin dalla primavera, cioè quello di confermarlo subito a pieno regime. Sì, Fabio non ha bisogno di tantissime parole, lo conosciamo, è una pedina importante per la nostra squadra come altri giocatori, e penso che a questa squadra possa dare ancora tanto, e oggi secondo me per 90 minuti l'unico giocatore che ha giocato 90 minuti l'ha dimostrato, quello sì. Un'ultima domanda: ci saranno ancora due impegni col Manta e poi il triangolare, e poi soprattutto ci sarà l'inizio della Coppa che vi vedrà spettatori. Andrai a vedere Centallo Pedona o penserai più che altro alla tua squadra? Allora, prima di tutto cerchiamo di mettere a posto ancora queste cose che oggi non hanno funzionato e cerchiamo di metterle veramente a posto durante gli allenamenti. Logicamente la Coppa Italia noi stiamo la prima riposiamo e vediamo anche le squadre avversarie, cercheremo logicamente di informarci, di conoscere, perché per me quest'anno la promozione è anche il primo anno che la faccio, non la conosco benissimo, e cercheremo di informarci, quello sicuramente. Grazie. Grazie a voi.